Elvio Mantovani è Managing Director di Nanotech IT, che in 3 giorni a Mestre, Laguna Palace Hotel, ha offerto un ventaglio amplissimo con la presenza di esperti da tutto il mondo di cos'è oggi il mondo delle nanotecnologie, uno dei mondi più effervescenti della tecnologia e della produzione per i prossimi anni. Cos'è emerso in particolare? Qual è l'accelerazione uscita da questi 3 giorni? Accelerazione, se forse è un termine, cioè dobbiamo tenere presente sicuramente che le nanotecnologie sono se ne parla da molto, ma sono ancora all'inizio, cioè, quindi gli effetti si manifesteranno appieno nel futuro, medio e lungo periodo. Però già adesso esistono delle applicazioni o comunque si stanno sviluppando dei prodotti nei più svariati settori. Però c'è un'accelerazione, diciamo, dei prossimi sviluppi e delle prossime applicazioni. Sicuramente c'è un'accelerazione, c'è una consapevolizzazione dell'importanza delle nanotecnologie. Tra l'altro le nanotecnologie sono una delle key enabling technology, cioè le tecnologie chiave, abilitanti, individuate dalla Commissione europea come essere il motore dello sviluppo del programma che è Horizon 2020 della Commissione europea. Le nanotecnologie sono una di queste, ma le nanotecnologie sono in realtà un nuovo modo di produrre, cioè cercare di sfruttare le caratteristiche delle materie a livello nanometrico e, appunto, per utilizzare caratteristiche che o non sono note o sono migliorative rispetto a quelle che noi ci conosciamo. Ci dà un esempio di applicazione emersa in questi lavori durante questi 3 giorni particolarmente significativa? Ma sicuramente un settore nel quale le nanotecnologie possono dare un contributo molto importante e, diciamo, le ricerche e alcuni prodotti ci accompagnano sul mercato è quello medicale. La cura della salute è sicuramente un settore che si può avvantaggiare molto dall'uso delle nanotecnologie, perché consente, diciamo, di migliorare i sistemi diagnostici, consente di somministrare in maniera più mirata e precisa i farmaci, quindi riducendo le malattie, gli effetti collaterali negativi che i farmaci possono produrre, e riducendo quindi la quantità. E, diciamo, praticamente la medicina può avere effetto in tutti i settori fondamentali che poi sono quelli riconosciuti dalla piattaforma europea per la nanomedicina, e quindi la diagnostica nella somministrazione di farmaci è quella che viene chiamata medicina rigenerativa. Sono problemi che sono anche molto importanti visto anche l'invecchiamento della popolazione, quindi tutti conoscono i problemi dell'articolazione che le persone anziane hanno, ma anche i giovani ovviamente, e attraverso questi approcci nuovi si possono trovare delle soluzioni migliorative rispetto a quello che viene fatto o in certi casi addirittura rivoluzionari. Cioè, quindi le opzioni, le opportunità sono veramente tante. L'Italia, un'ultima domanda, l'Italia dal punto di vista della presenza nello studio, nella ricerca, ma anche poi nell'applicazione industriale, insomma, delle nanotecnologie, com'è messa nel mondo? L'Italia è sicuramente un'attività importante. Noi come associazione abbiamo fatto più di un censimento di quanti si occupano di nanotecnologia in Italia, e tra coloro che abbiamo censiti, che non è detto che siano tutti quelli che fanno nanotecnologia, il numero delle aziende che si occupano di nanotecnologia è passato dal primo censimento nel 2004, che erano il 20%, a più del 40% dell'ultimo censimento di 2 anni fa. Cioè, quindi c'è un incremento costante. Cioè il 40% delle aziende? Delle aziende censite, che quindi non è detto che ci sono, però diciamo hanno a che fare o si interessano di nanotecnologia. Ci sono nel centro e sono aziende grandi che vanno da Pirelli, dai Settimaco Electronics, dalla Fiat. Però ci sono anche tante piccole imprese, cioè ci sono imprese come la Bracco, come la Robbia, cioè ci sono grandi imprese, piccole, medie imprese e un certo numero di start-up, di piccolissime imprese che stanno crescendo, nascendo dall'attività che avviene. Quindi non siamo ultimi al mondo? Non siamo ultimi al mondo. Naturalmente questo settore, diciamo così, sconta problemi del paese, recenti ma anche passati, e quindi c'è necessità di un forte impegno, diciamo, a sostenere l'attività in questo campo, perché è sicuramente un fattore trainante dello sviluppo del prossimo futuro. Questo è impegno del governo anche.
la politica? Il governo, diciamo, ci sono progetti finanziati di nanotecnologie nei vari piani, nei vari finanziamenti. Non c'è un piano nazionale sulle nanotecnologie come hanno altri paesi come gli Stati Uniti o la Germania, però